Ancora Canè è una canzone che mi ricorda molto da vicino Smisurata preghiera. Ancora Canè c'è quello che una maggioranza può fare: distruggere milioni di persone. In Smisurata preghiera questo è approfondito ancora di più, però è più importante perché è portato a livello quotidiano, è portato a dimostrare che non serve che ci sia il nazismo per vedere orrori in questo mondo, basta la normalità di ogni giorno, basta la normalità di ogni giorno che è concessa da noi che non diciamo nulla davanti a molte cose. Noi viviamo in un paese in cui non serve neanche avere la maggioranza, basta dire di avere la maggioranza per sentirsi legittimati a fare qualunque cosa. Viviamo in un paese in cui si accetta che un partito razzista continui a operare come vuole e continuando a seminare odio ancor più che danni. E questo odio però creerà molti più danni col passare del tempo. Il nazismo può addirittura diventare un alibi, perché noi ci sentiamo più buoni dei nazisti, ma in definitiva col lasciar perdere, con l'omissione, riusciamo a permettere che queste cose crescano fino a diventare orrendi. E del resto, tornando ai Rom, noi invece siamo severissimi, come diceva Claudio prima, davanti ai furti. De André dice che rubare quando si ha fame è addirittura un dovere, oltre che una cosa... È stato molto, molto... Era un tema con gli amici di Fabrizio, tipo Fossati, ma anche prima Pepi Morgia, che ancora adesso, fino all'ultimo, era regista. Però vorrei dire che, accennando a Smisurata preghiera, proprio centrato, stiamo andando verso la conclusione, ma perché Smisurata preghiera non è casuale che è l'ultima canzone. Quindi nell'album Anime Salve, per caso l'avevo proprio scritto perché mi ha sempre colpito. Perché Smisurata preghiera in difesa dei servi disobbedienti alle leggi del branco contro la violenza della maggioranza che sta coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. Ed è proprio qui il punto centrale. Peccato quella luce, io vorrei vedere, mi sono reso conto che in questa sala penso che se facciamo alzare le mani, e sono proprio felicissimo, perché molto probabilmente sono più le donne. E guardate che su questo punto, vedi, tutte le donne di Fabrizio lì, pensa Marinella, pensa Bocca di Rosa, aveva un senso di... le tre Marie, ecco, tra l'altro la donna dei nostri giorni, Maria, cioè questo ruolo femminile che da secoli e secoli siete in subordine. Finalmente un nuovo movimento femminista sarebbe stato contento Fabrizio, il motto è stato qualche mese fa centrato, se non ora quando. Guardate che è un disegno di Dio, è impossibile che Gesù sia venuto e dice: io amo tutti i miei fratelli, sono Gesù il Salvatore, la buona notizia, la buona novella, amo i fratelli, amo le sorelle. Non mi sembra che abbia detto amo i fratelli, amo le sorelle, poi sono femmine, le donne un po' meno. Non l'ha detto, in subordine, streghe, la Chiesa vi ha bruciata migliaia. Per anni e anni i teologi guardavano se avevano l'anima, come è avvenuto per la conquista del genocidio dell'America. Dice: ma come, questi indios non hanno i vestiti? Questi indios non hanno la pelle come la nostra. Questi indios, poteva essere questo grande incontro culturale, non hanno le armi. 1492 dopo, gli spagnoli avevano già le polvere da spara, archibugi, cannoni. Avrebbero potuto dire: oh, niente. Però torniamo alla donna, all'uomo che non si incontra con la donna. Questo maschilismo per secoli, tuttora. Andate a vedere per esempio la Costituzione, non l'abbiamo minimamente toccata, ma
in un mare tempesta così, la Costituzione sul lavoro delle donne è chiarissima, quindi pensa no, promulgata il 1° gennaio del 48, il lavoro femminile ha la sua parità anche di salario, per non dire la discriminazione, nella Chiesa guai, le donne si arrivano con l'aspirapolvere, sì, certi incarichi, guai a parlare, l'ordine, sembra che uno ha stabilito tutto per sempre, gli incarichi, pensa, ma lo diceva Bettassi in questi 85, c'è un passaggio dove dice almeno che dà questa speranza, una delle ultime tradizioni della Bibbia dice che ai battesimi la comunità era festosa, erano uniti e c'erano gli apostoli e c'erano i presbiteri, c'erano i diaconi, c'erano le diaconesse, perché era chiaro, siccome il battesimo era per immersione, non credo che allora i maschi erano lì a battezzare le donne che si immergevano più o meno nude. Diaconesse, nella tradizione ultima, come diciamo, signor Bettazzi è invitato, l'ultima reliquia del Concilio Vaticano, sono rimasti in sei, però lui è il più 88 anni, è ancora rimasto il più giovane. No, la traduzione di questa Bibbia dice diaconi e collaboratrici. La traduzione dal greco di San Paolo. Quindi o veramente nasce, anche questi qui preti, noi che vi continuiamo a dire il Padre Eterno, sono riflessioni da rispettare, del popolo di Dio, di gruppi. Fa addormentare Adamo e poi gli pila la costola e poi la donna, capisci che è una balla come il mondo, è un modo di dire, che tant'è da lì parte tutta questa dipendenza delle donne schiacciate in tutti i modi, anche oggi, per le chiese, in nome di Gesù. Ma vi rendete conto, quindi siete voi, guarda il ruolo femminile, si parla di bunga bunga, tutti ridono. Io vado all'estero, ciao bunga bunga mi chiamano. Il ruolo femminile. Te immagini un premio che dice, oh che bella donna, quelli facciamo al ministro, va. Quell'altra calcola un po' più basso, di nuovo ministro, eccetera. Ma la dignità vostra siete voi, dovete conquistare. Ecco perché dicevo, se non ora quando? Guardate che abbiamo bisogno, ed è questa rottura, se non c'è una totale nel rispetto della dignità, dove nasce l'amore, la scelta della maternità, e noi che continuiamo a dire che la scienza ci aiuta, il vostro ciclo femminile, pensate un po', Giappacelli si era reso conto, alle ostetriche c'è un metodo scientifico, perché per 20 giorni siete infeconde, anche quindi con le sposate, allora o il Padre Eterno si è sbagliato, o questo rompere le balle, devi fare i figli, e ping e pum e pum, a un certo momento c'è da venire, ma questa sessofobia, questa misoginia, la guerra di Fabrizio, con la sua coscienza civile profonda, era la guerra all'ipocrisia. Allora io vorrei lasciarvi, forse poi c'è un regalino, una letterina che abbiamo scritto subito dopo la morte di Fabrizio Aladori, mi ha detto il moderatore, poi me la fa leggere, però vorrei dedicare, che se ne parlava già con Fabrizio Agliari, è un piccolo aneddoto, me lo sono scritto per non perdere l'essenziale, che è dedicato alle donne intelligenti, perché siate stimolate, che veramente nel rispetto, non che copiassate gli uomini, io quando vedo quelle ragazze che sfilano armate, ma non lo so, no, non lo so, mi sembra, ma possibile, guardate che, ecco, a proposito con Fabrizio sulla pace, un minimo, mi ricordo che con la Fernanda Pivani abbiamo tradotto la Pace Militaris di Papa Giovanni col latino, la Fernanda, lei era latinista, Fabrizio e altri, a un certo momento siamo lì, leggiamo in latino, lei spiega con la traduzione in italiano della CE, il passaggio che dice, chi dice di portare la democrazia con le armi, la traduzione della CE in italiano, perché le encicliche dei papi sono in latino, dice, chi dice di portare la democrazia con le armi, mi sembra, dice, sappia che non è molto conveniente, una frase, la Fernanda batteva i punti, oh Fabrizio, Gallo, Andrea, guarda qui, lei che era proprio la grande, sai che morendo negli ultimi mesi ha detto alla Dori, voglio tornare in chiesa, era anni, nella basilica dove è stato Fabrizio, lei era nata a Genova, e Don Andrea che faccia l'omelia, voi ci credete che l'abate di Carignano non voleva farmi parlare in chiesa, il desiderio di una morena, ma vi rendete conto,
E mi dice il mio segretario Marco, non c'è, guarda che ha detto che parlerai fuori, vieni a concelebrare, c'erano tutti gli artisti, su consiglio del cardinale. E io gli ho chiamato, caro monsignore, se devo parlare in piazza non devo certo chiedere a te, Diana, ma a proposito, mi attivo se il cardinale mi dice di no, pubblicamente, proprio, io vado in chiesa a 18, a Vasco Rossi, tutti quelli che c'erano, dicevo, e il cardinale mi ha detto che non posso parlare sul desiderio di una morena. Come gli ho telefonato, c'è un momento, mezz'ora dopo puoi parlare, voglio dedicarlo alle donne intelligenti. Ah, prima la traduzione, per i spaccava. E lei dice, guardate il latino, qui quanti latinisti, quindi il concetto antimilitarista di Fabrizio La Fernanda, noi, dice, chi dice, Papa Giovanni, guardate, altro che santo subito, lui l'ha fatto santo dopo 30 anni e più. Quindi a un certo momento, attento, pensa al mio Romero, di più di 30 anni, ecco, quindi io l'ho detto anche in pubblico, siamo contenti. Ecco, allora dice, chi dice di portare la democrazia con le armi, il latino dice alienu a razione. Che cosa vuol dire in latino preciso? Che chi dice di portarlo è pazzo. Guardate che nel nostro cuore c'è la pace, ecco la spiritualità. Milioni e milioni di anni, questa pace è l'uomo che l'ha veramente. Ma per forza la pace a un certo momento non si difende, la guerra non è possibile, è malvagia nel suo senso, bisogna che torniamo, è meglio delle donne che sono, che possono unire con questo amore, con questo stimolo, coi maschi e soprattutto tutti i sessi. Forse a qualche orecchio farà male, però Dio, c'è una traduzione, mi diceva Moniovada, mio amico, lui è ebreo studioso, Dio crea l'energia nel mondo, tutte le energie, non c'è la materia. E l'energia anche delle specie animali, la specie umana, sessuata. Finché non saranno rispettati in parità tutti i sessi, maschio, femmina, lesbica, gay, transgender, transessuale, andate contro Dio, la scienza dice chiaro e tondo che ogni segno, guardate, è chiaro, sarà difficile, è chiaro, però attenti bene. Siamo attenti, è chiaro che poi c'è questa, chi deve vivere. Oltre i rom, nei campi, nei forni crematori sono andati anche i gay. Quindi non è che siamo molto lontani. Questa diversità. Però, 3 minuti, alle donne intelligenti. Anche se era nel nostro spirito di scrivere queste cosette, anche se non pratica del lago, una giovane donna decide di andare a trovare suo papà, che è un pescatore in un grande lago, addirittura in quei laghi protetti dall'UNESCO. Tranquilla, il papà è a dormire. E allora lo lascia dormire, fa la siesta, va lì, c'è il porticciolo, c'è la barca con la sua attrezzatura di pesca, la riconosce e esce. E allora esce, oh, trova degli alberi, oh, si ferma, mette l'ancora e si mette a leggere un libro. Subito, 3 minuti che arriva la guardia forestale. Signorina, buongiorno. Guarda il maschio poi quando ha una divisa. Signorina, cosa sta facendo? Sto leggendo un libro, era ovvio. Lei si trova in... comincia a gridare. Lei si trova in una zona di pesca vietata, qui il patrimonio dell'UNESCO non ha visto i cartelli. Basta, chiuso. A un certo momento io la poi devo portare in ufficio, multa grande, aspetti, attacco la cima, lui era arrivato lì con il suo motoscafo, la porto nel porticciolo dell'ufficio, grida, 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 e dice, ma sto leggendo un libro, e a un certo momento mi dispiace, non sto pescando, sto leggendo. Sì, ma lei ha tutta l'attrezzatura della pesca. E per quanto ne so potrebbe cominciare in qualsiasi momento. Niente, devo portarla con me, pim pum pa. Se lo fa gente, dovrò denunciarla per molestia sessuale, dice la donna. Ma se non l'ho meno toccata, dice la guardia. Questo è vero, ma lei possiede tutta l'attrezzatura. Per quanto ne so, per quanto ne so, potrebbe cominciare in qualsiasi momento.
Le auguro buona giornata, signore. E la guardia se ne va. Morale! Sullo spunto veramente troppo importante delle donne. Cos'è questa, schiacciami, cos'è questa divisione? Cos'è questa? Morale. Mai discutere con una donna che legge. È probabile che sappia anche pensare.